Mi scusi, cos'è questo apparecchio? Un microfono? Sì. Serve a registrare da lontano i versi degli uccelli per poterli poi riascoltare. Sono un ornitologo di professione, no? Non dilettante. Faccio questo per motivi di studio. Se volete, posso farvi sentire quello che ho registrato. A che distanza sono questi uccelli? Ma sono a circa 200 o 300 metri da qui. E dipende anche dall'intensità dei versi, ovviamente. La supplico, vada via! No! Che succede? Hanno ucciso una donna. Ha urlato, ma non è detto che l'abbiano uccisa. Lei che ne pensa? Quello che ho sentito era un grido di morte. Proveniva dal bosco, al di là del fiume. Che cos'è questo rumore? Un'automobile che riparte. Bisogna avvertire subito la polizia. Io attraverso il ponte vado a vedere che cosa è successo. Resta qui, non c'è andare. Basterà che tu avverta la polizia. Ti prego, Hans. Non c'è pericolo. Chi ha sparato è andato via. Vado a vedere. Posso? Sì, certo. No, no, la prego, no, mi lasci andare, la prego, non lo faccia, perché mi vuole uccidere, la supplico, vada via, no, no! E dov'era lei con il microfono? Ero al di là del ponte, sul greto dell'isola. A quale distanza all'incirca? 200 metri più o meno. Un fatto del genere non mi era mai capitato. La vittima è Elizabeth Kraus. Aveva 22 anni. Mia sorella è stata uccisa. Sì, è stata assassinata. Paul. Quei signori sono poliziotti. Lizzie è morta. Le hanno sparato. Sono Paul Kraus. Sa dirmi qualcosa sulla morte di mia sorella? Posso solo dirle per il momento che è stata trovata in un bosco lungo le rive del fiume Isar. Senta, signor Kraus, che attività svolgeva sua sorella? Era una libera professionista. Sì, ma quale professione? Collaborava con alcuni alberghi. Faceva l'accompagnatrice per uomini d'affari che non conoscevano Monaco e volevano andare ai concerti, a teatro oppure a visitare i musei. E dunque aveva una cerchia piuttosto ampia di conoscenze. Sarà difficile trovare il colpevole. A chi sta per telefonare? Chiamo mia madre, lei non abita a Monaco. Mamma. Mamma, sono Gabriela. È successa una cosa terribile. Lizzie è morta. Un treno proveniente da Francoforte è in arrivo sul terzo binario. Avviso per i passeggeri del treno Monaco-Colonia. Causa urgenti lavori in corso tra le stazioni di Heidelberg e Darmstadt, verrà effettuata una deviazione. Coloro che devono recarsi nelle suddette località troveranno all'esterno delle stazioni dei pullman pronti ad accoglierli. È così che vi siete occupati di vostra sorella? Hai comprato una macchina nuova, Paolo? Sì, un mese fa.
Dov'è la sua camera? Paul, lasciami solo. Una Audi, blu metallizzata, non sarà difficile da trovare. Datevi un po' da fare, per piacere. C'è la signora Kraus. Ah, sì, Vinny. Dille di accomodarsi. Buongiorno. 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 Sono la signora Kraus, sono la madre di Elizabeth. Lo so. Siete voi incaricati di svolgere le indagini? Sì, siamo noi, ma prego, signora, si accomodi. Sapete già chi l'ha uccisa o avete qualche sospetto? No, non abbiamo ancora alcun indizio. Ho saputo che voi avete un nastro magnetico sul quale è rimasta incisa la voce di mia figlia. Sì, un uomo che sulle rive dell'Isa registrava il verso degli uccelli per caso ha inciso sul nastro la voce, o meglio le grida di sua figlia. Me lo fa ascoltare, ispettore. Ma perché vuole farsi del male, eh? Ispettore, la prego. No! No! La prego, no! Mi lasci andare! La prego, non lo faccio! Perché mi vuole uccidere? La supplico, vada via! No! No! Ho sentito le prime grida di Elizabeth e le ultime. In mezzo c'è la sua vita. Ma che vita ha vissuto? La polizia non ha saputo dirmi granché. E io non ho potuto dire niente. Ho dovuto confessare che non sapevo nulla di Elizabeth. Neanche di voi due, in realtà. Saprei cosa dire. Io non vi conosco. O meglio, non vi conosco più. Vedo che vesti in modo elegante. Hai buon gusto, Gabriella. Io non so quanto costi un bel vestito al giorno d'oggi, ma posso immaginarlo. Tu come ti guadagni da vivere? Mi do da fare, mamma. E che lavoro fai tu? L'automobile con cui sei venuto a prendermi alla stazione è davvero tua? Sì, la macchina è mia. È molto costosa. L'hai già pagata? Sì, l'ho già pagata. E qual è la tua professione? Insomma, che fai? Faccio l'intermediario per alcuni grossi imprenditori. Li aiuto nella conduzione dei loro affari. E di che genere di affari si tratta? Operazioni finanziarie per le quali serve qualcuno abile nel trattare, che abbia una mente sveglia. E naturalmente che sappia districarsi in situazioni di vario genere. Non è quello che hanno insegnato a me. E cosa ti hanno insegnato? Che bisogna dire sì o no nella vita. Ma dirlo in modo che il sì sia chiaro. E che il no non dia luogo a equivoci di alcun genere. Vi ho lasciati venire qui, nella grande città. Perché cercaste le vostre occasioni. Dove le ha cercate, vostra sorella? Aveva paura della vita, mamma. Tu non lo sapevi? Ma non bisogna aver paura della vita, figli miei. Paolo, in quale albergo lavorava Elizabeth? A lei, signore. Buongiorno, io sono la madre di Elizabeth Kraus. Lei è noto questo nome? Sì, lo conosco. Bussi alla porta accanto. Grazie. Prego. Le presento.
presento la signora Kraus, è la madre di Elizabeth. Signor Derrick, anche lei è qui per chiedere informazioni sui clienti di questo albergo che conoscevano Elizabeth? L'ispettore mi ha chiesto i nomi delle persone che avevano contatti con sua figlia, ma io non posso fornire questi nomi. Ho l'obbligo di rispettare il diritto dei nostri clienti alla riservatezza. Alla riservatezza? Mia figlia è stata uccisa e lei tira fuori la scusa che va rispettata la privacy dei clienti. Non è certo fra di loro che si trova l'assassino di sua figlia Elizabeth. E come fa ad esserne sicuro? Sbaglio forse, signor Derrick? No. Non si può mai essere certi del comportamento delle altre persone. Venga, signora Kraus. Ascolti, ripasserò più tardi. E lei mi consegnerà l'elenco dei nomi. Sono stato chiaro? Vorremmo parlare con lei, ma prima finisca pure di suonare questo brano. Posso anche interrompere, tanto qui nessuno lo sta ascoltando. Mi chiamo Derrick, sono un ispettore di polizia impegnato in un caso di omicidio. Capisco perfettamente. Si riferisce a Lizzie Kraus. Questa signora è la madre della ragazza. Piacere. Lei conosceva bene Lizzie? Quasi tutte le sere veniva qui al bar. A volte sola, a volte in compagnia. Questo era il brano che preferiva. Mi chiedeva sempre di suonarlo per lei. Era una ragazza molto giovane che si poneva domande alle quali non sapeva dare risposte. Quando non veniva da sola, sa chi l'accompagnava? Clienti dell'albergo, a cui doveva procurare un'esperienza particolare. Prima di andar via mi guardava con un'espressione smarrita. Il giorno dopo veniva qui al bar e io le chiedevo: e allora? Com'è andata ieri sera? E lei rispondeva: oh, niente di speciale. La gente è sempre in fuga dalla solitudine, lei non faceva eccezione. Mia figlia non era sola, viveva insieme al fratello e alla sorella. Sì, lo so. Hai parlato con qualcuno? Con il pianista che suona al bar. Al bar dell'albergo. Lo conosciamo. Allora, che ha detto? Ha detto che Lizzie si sentiva molto sola. Io gli ho risposto, ma non viveva da sola. Lizzie viveva insieme al fratello e alla sorella. Era una ragazza smarrita, ha aggiunto. Vi siete smarriti anche voi? Quando ti ho chiesto che cosa fai, tu mi hai risposto, mi do da fare, mamma. Vuoi essere più esplicita? Colgo le occasioni, mamma. Come, dove e quando si presentano. Sì, ma che genere di occasioni? Non voglio parlarne. E poi non è molto importante. Paolo e io siamo del parere che faresti bene a tornare a casa non appena si saranno svolti i funerali. Sei già molto angosciata. Perché peggiorare la situazione? Sì, sono angosciata. E preoccupata per te. Ma cerca di capirmi. Io non posso andarmene. Non posso se non so perché Elizabeth ha fatto quella fine. Paul, cosa intendeva dire con la frase colgo tutte le occasioni? Tutti cercano di cogliere le occasioni. Ad alcuni però, pur accettandole, non piacciono le occasioni che gli vengono offerte. Insomma, a Gabriella non piace quello che fa. Non ha alcuna importanza. Non importa che piaccia o meno il modo in cui ci si guadagna da vivere. Quello che conta è che si possa mangiare e che si possano avere... Auto di grossa cilindrata. Kraus. Buongiorno, signor Kraus. Sono Derrick. Ho qui davanti a me un elenco con alcuni nomi. Glieli vorrei leggere, se non ha nulla in contrario. Può darsi che lei conosca o abbia conosciuto qualcuna di queste persone. Che nomi sono? Beh, si tratta di persone che avevano... avuto contatti con Elizabeth in quell'albergo. Vuole prenderne nota, per piacere. Una sulla quale occorre... Scusami, Stefano. Sì? C'è di nuovo la signora Kraus. Ah, grazie.
Mi perdoni, cosa l'ha spinta a tornare non qui, non vorrei signora. Disturbarla di nuovo, ma mio figlio ha scritto quei quattro nomi che lei gli ha dato e poi gli ha detto che non ne conosceva nessuno. Temo che abbia mentito. Perché non crede a suo figlio? Perché io lo conosco. Anche se non lo dava molto a vedere, era terrorizzato. Ci stiamo appunto occupando di quelle persone. Ho già fissato un appuntamento per questa mattina con un certo signor Ruperti. È il primo nome sulla lista. Quest'uomo è stato visto insieme a mia figlia? Sì. Avrebbe qualcosa in contrario se io venissi con lei, ispettore. La prego. Mi chiamo Derrick. Ci siamo sentiti un'ora fa per telefono. Le presento la signora Kraus. La signora è la madre di Elizabeth. Condoglianze, sentite condoglianze. Lei ha certamente motivo più di me di essere addolorata, ma lo sono anch'io. Conoscevo bene Elizabeth. Come ha conosciuto mia figlia? Un mio amico al quale avevo confidato i miei problemi mi disse che c'era per me la possibilità di sfuggire alla solitudine e mi diede il nome di una ragazza. Sulle prime esitai, ma poi mi dissi, beh, perché no, facciamo questa prova. E così lui mi presentò sua figlia. Cos'altro volete sapere? Dove è stato con Elizabeth? La prima volta la invitai a cena in un buon ristorante, conversai con lei piacevolmente, tutto andò per il meglio. Poi riaccompagnò la ragazza all'albergo, signor Ruperti? La prima volta, sì. La seconda volta la pregai di farmi ancora un po' di compagnia e la invitai a venire qui, a casa mia. Scoprì che adorava la musica classica e ci mettemmo ad ascoltare dei brani musicali seduti per terra, circondati da un mare di dischi. Fu una bellissima esperienza per me. A Elizabeth piaceva molto star seduta per terra quando ascoltava musica. Poi la ringraziai per avermi fatto passare in sua compagnia una così bella serata. E allora lei mi guardò in faccia sorridendo e mi disse: perché mi ringrazia, signor Ruperti? Le disse Elizabeth qual era la sua vera professione, signor Ruperti? Le parlò mai di clienti che avessero preteso non soltanto di sera, ma anche di notte, la sua compagnia? No. La prego di farmi sapere quando avranno luogo le esequie. Vorrei essere presente. Questa visita ci è stata utile? No, non direi. Però mi ha fatto conoscere sua figlia un pochino meglio. Seduta per terra, ascoltava la musica. Già, è così che l'ascoltava. Vorrei che venisse da me sua figlia Gabriela e anche suo figlio. Mi fa il piacere di dirlo ai ragazzi, signora. Grazie di essere venuti. Non volete sedervi? Sarà una cosa lunga? No, non sarà una cosa lunga. Le dispiace se rimango in piedi? No, non ho nulla in contrario. Può rimanere in piedi. Non è necessario stare seduti per rispondere alle mie domande. Come si guadagna da vivere, lei? Ho lavorato fino a pochi mesi fa presso una società commerciale come contabile. Poi ho smesso. O meglio, ho perso il lavoro perché la società è fallita. E da allora vivo con i miei risparmi. Se permette, ora la affido al mio collega che le rivolgerà altre domande. Mi segua. Neanche lei vuole sedersi. A vederla non ha l'aria di sentirsi troppo bene. Sì, ha ragione. Vuole dirmi il motivo per cui non sta bene? No. Ho parlato con sua madre. Mi ha detto, i miei figli hanno molta paura, signor Derrick. È vero questo? Se vuole darmi la possibilità di aiutarla, lei deve dirmi di chi o di cosa ha paura. Lizzie è stata uccisa, non basta? Esiste un collegamento fra lei e la morte di sua sorella, signorina Kraus? Vedo che ha capito la mia domanda. E il suo silenzio è una conferma. Bene, ho terminato, se vuole può andare. Signora Kraus, che cosa fa lei qui? Manca poco alla mezzanotte. Perché non è a casa?
perché non riuscivo a dormire. Mi sono ricordata che il signor Weingand era un carissimo amico di mia figlia, forse l'unico amico, e ho pensato che mi avrebbe fatto bene parlare con lui. E lei perché è qui, ispettore? Anch'io non riuscivo a dormire. Non credo sia questa la ragione. Sa, non faccio che pensare a sua figlia Elizabeth, al fatto che lei venisse qui, in questo locale. È molto tardi, andiamocene tutti a dormire. Ecco un'altra persona che non vuole parlare con me. A lei ha detto qualcosa? La vera attività di sua figlia era la prostituzione. Lizzie agiva con la complicità dei suoi fratelli Paul e Gabriel. Con la complicità dei suoi fratelli. Elizabeth l'ha confidato al signor Weingand. Continui. Lui mi ha detto che gli affari sono affari. Insomma, che non è il caso di stracciarsi le vesti per una cosa del genere. Dice che non è niente di speciale. Degli affari che sono costati la vita a mia figlia Elizabeth. Non sono niente di speciale. Ora almeno sappiamo di cosa si tratta. Riprenda pure a suonare. Chi sono le persone da cui stiamo andando? I coniugi Reuter. Ho telefonato al marito e gli ho chiesto che tipo di rapporto lui avesse con sua figlia Elizabeth. E gliel'ha detto? Sì, me l'ha detto. E non ha fatto obiezione alla nostra visita, ispettore? No, ha fatto solo una piccola pausa, come se la mia richiesta l'avesse messo per un istante in imbarazzo, ma poi si è affrettato a dire: volentieri, venite pure. Mi fa piacere, venite pure. È lei che mi ha telefonato? Sì, sono stato io. Chi è la signora che l'accompagna? È la madre di Elizabeth, la ragazza con cui si è incontrato una volta. Fu un solo incontro o a quello ne seguirono altri? Ah, è la madre. Prego, si accomodi. Non mi fraintenda, signor Derrick. Parlerei volentieri con la madre, ma che cosa potrei dirle io se non che sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto a sua figlia? Signor Reuter, quante volte si è incontrato con Elizabeth? Beh, 2 o 3 volte. E quale impressione le ha fatto la ragazza? Buona, anzi molto buona. Mostrava interesse per la musica. Lo sa che sua figlia aveva talento musicale? Sì, lo so bene. Allora, cosa vuol sapere da me, signor Derrick? Elizabeth è stata assassinata e ancora non sappiamo chi è l'omicida. È necessario che io mi faccia un'idea della ragazza e per questo mi servono delle informazioni. Lei può darmi una mano per scoprire il colpevole. Non vedo come posso aiutarla a scoprire il colpevole. Ho usufruito dei servizi che offriva quella simpatica ragazza 2, al massimo 3 volte. Poi non l'ho più rivista. Permette una domanda? Ma certo, mi dica. Quando usufruiva dei servizi di mia figlia, sua moglie lo sapeva? Ed è in casa ora sua moglie? Sì, è in casa. Perché me lo chiede? Lo sa che noi siamo qui adesso? Sì, gliel'ho detto. È importante per lei la conferma? Erta! Erta, vieni qui, per favore. Erta, ti presento il signor Derrick, della sezione omicidi. Buongiorno. Buongiorno. E questa è la signora Kraus, madre di quella giovane donna che, come sai, qualche volta mi ha fatto compagnia quando non avevi tempo oppure non ne avevi voglia. Ah, sì, ne sono al corrente. Dunque, lei è la madre? Sì, sono la madre. Beh, allora conosceva sua figlia meglio di mio marito. Cosa volete sapere? Non hanno ancora scoperto l'assassino della ragazza e chiedono informazioni alle persone che l'hanno conosciuta. Signora, la ragazza lei non l'ha mai vista, vero? No. Di conseguenza non posso dirvi nulla su di lei. Vogliate scusarmi? Sì, vai pure, Erta. Come vedete, mia moglie non è in grado di aiutarvi.
Ma lei lo sapeva che sua figlia faceva una strana professione? È naturale che mia moglie ritenga strana la professione di sua figlia. Bisogna capirla, non crede? Che c'è? Che state aspettando? Che tu ci dica qualcosa. Avete paura di quello che potrei dirvi? Paura? E di che? Vogliamo soltanto sapere se ci sono delle novità. Ah, gente molto ricca. La moglie è una donna che fa vita indipendente. Il marito usufruiva dei servizi che offriva Elizabeth. Questo è l'eufemismo che lui ha usato. La moglie invece ha parlato di professione strana. Perché avete quell'espressione? Che espressione abbiamo? Quella di qualcuno che si aspettava di peggio. Stefan, questo è il signor Kranz. Il numero 3 della lista? Esatto. Il signor Kranz è uscito parecchie volte con Elizabeth. Buongiorno, signor Kranz. Buongiorno. Preferisco entrare subito in argomento. Invitavo spesso la ragazza a cena e la portavo in quei locali in cui si poteva ballare. Era una ragazza piena di vita, proprio quello che ci voleva quando sentivo la necessità di passare delle ore piacevoli. Allora telefonavo all'albergo e dicevo: quell'accompagnatrice, Lizzie, ha tempo per me? Sono stato parecchie volte insieme a lei, ma poi è successo qualcosa che ha messo fine al divertimento. Un giorno mi ha detto: è sempre lei a invitarmi, posso una volta farlo io? Le ho chiesto: mi invita ad andare dove? E lei? A vedere il mio appartamento. Quello che aveva detto l'ho interpretato per quello che era in realtà: un invito a fare l'amore, o quantomeno una promessa. L'appartamento in cui lei mi ha portato era molto accogliente. Abbiamo ascoltato un disco, bevuto un po'. E poi è successo. Poi ho ricevuto una lettera con delle foto, foto molto belle, che mi hanno fatto rivivere quella notte piacevolissima che avevo trascorso con Elizabeth. Fin qui tutto bene, ma alle foto era allegata una nota che era un vero e proprio ricatto. Diceva: se non compra queste foto al prezzo indicato, le manderemo a sua moglie. Già, è un vero e proprio ricatto. Questo può essere un movente. Mia moglie è una di quelle donne dal comportamento integerrimo, attiva nella parrocchia, sensibile ai problemi del terzo mondo e dedita alle opere di bene. E io ho pagato. Lei ha fatto male a pagare. Un divorzio mi sarebbe costato di più. Quello che ci ha raccontato ci sarà molto utile. Ma ci sarebbe ancora più utile sapere dove è stato portato, in quale appartamento sono state fatte le fotografie. Non ne ho idea. Avevo bevuto parecchio. Ricordo solo che siamo andati in un garage sotterraneo. Abbiamo preso l'ascensore e siamo arrivati a un piano. Ma non so dirvi a quale piano si trovasse quell'appartamento. Elizabeth aveva annunciato l'arrivo per telefono, ma quando siamo entrati in quell'appartamento eravamo soli. Quindi Elizabeth usò la chiave, nessuno le aprì la porta. Esatto. Può essere questa la chiave? Può darsi, ma non l'ho guardata. Ce l'aveva nella borsa la ragazza, ma non apre la porta di casa sua. Potrebbe essere quella dell'appartamento. La cosa che mi sembra più interessante è che abbia annunciato il vostro arrivo per telefono. È logico. In casa c'era già il fotografo. Certo. È lui che ha preso i soldi del ricatto. A proposito, come li ha consegnati? Mi hanno detto di salire in macchina e di partire. Ricevevo le istruzioni con il cellulare. Mi hanno fatto girare finché non sono stati certi che io non avevo avvertito la polizia. Poi mi è stato chiesto di buttare fuori dal finestrino la busta in cui c'era il denaro. E allora ho capito che quelli erano dei professionisti. Fa quello che diciamo e puoi stare tranquillo. Dove sei stata? In giro, insieme al signor Derrick. Abbiamo cenato e abbiamo bevuto. O meglio, io ho
ancora di bere. Ti vuoi ubriacare? Sono già ubriaca. Tanto da non riuscire a tenermi in piedi. Hai tardato, mamma. Eravamo preoccupati. Mettiti a sedere. Ho voglia di bere un bicchiere di whisky in vostra compagnia. E farvi una domanda. Chi di voi due sa quale porta si apre con questa chiave? Pensi che dovremmo saperlo? Questa è la chiave. La sola chiave trovata nella borsetta di Elizabeth dagli agenti di polizia. E non si sa quale porta possa aprire. Voi lo sapete? La polizia ritiene che sia la chiave dell'appartamento nel quale vostra sorella Elizabeth veniva spesso fotografata con i clienti in situazioni scabrose. Le fotografie venivano poi spedite a quegli uomini per ricattarli. Ah, fai bene ad andartene. Ora, finalmente, tutto comincia ad avere una spiegazione. Lo splendido appartamento, i vostri bei vestiti di lusso e l'auto di grossa cilindrata. I miei figli sono diventati dei delinquenti. Signor Kraus, ci serve il nome di quell'italiano che sta dietro a tutta questa losca faccenda. Se lei ce lo dirà, noi l'arresteremo. Se le dirò il nome, domani a quest'ora io sarò già morto. Quell'uomo non è solo. Lui sarà in galera, ma saranno i suoi amici a farmela pagare, signor Derrick. Su questo non c'è dubbio. Ho capito. Venga con me. Possiamo andare via? Sì, sì, potete andare via. I miei figli mi hanno detto che rischiano seriamente la vita se faranno dei nomi. Hanno fatto dei nomi, ispettore? No, non hanno fatto nomi. Bene, allora andiamo. Ci servirà un avvocato, immagino. Può consigliarcene uno. Ma che sia un uomo tenace e abile come lei, ispettore. Ne conosco uno molto in gamba, signora. Fra i clienti che frequentavano la ragazza, pare che ci fosse anche un italiano. Lei ne sa qualcosa? È già arrivato a lui? Lo sa che cosa mi sta chiedendo? Di mettere a repentaglio la mia vita. Oh, quello che ha detto posso accettarlo solo come inizio della risposta. Mi lasci riflettere un po'. L'uomo che ha rovinato la vita a Elizabeth si chiama Ernesto Caldoni. È sull'elenco telefonico. Thank you.
stiamo facendo le valigie. Non le ho neanche chiesto se possiamo farle, mi scuso. Ma, vede, non è che stiamo scappando. Io cerco solo di mettere al sicuro i miei figli. Lei approva? Sì, certo. Non posso che approvare. Ieri abbiamo arrestato quell'uomo. Gli agenti hanno perquisito da cima a fondo la sua abitazione e hanno scoperto cose interessanti sull'organizzazione, ma non cioè... solo questo. Ebbene, c'erano delle fotografie di sua figlia. Foto di mia figlia Elizabeth? Sì, signora Quel Krause. Genere di foto? Sì. Ma ci interessa molto l'uomo che è ritratto insieme a lei. Ma cosa vuole che interessi a me? Non le voglio vedere. È un uomo che lei conosce. Le farò vedere soltanto lui. Reuter. Sì. Reuter. Buongiorno, ispettore. Signora Kraus, ha un motivo questa seconda visita? Sì, una ragione c'è. Accomodatevi. Grazie. Adesso lo sapete anche voi. Non metterei in cornice queste foto, ovviamente. Quindi gliele rendo. È chiaro che ora vuol sapere se ho pagato. L'ha fatto, signor Reuter? No, non ho pagato. Ho mostrato le foto a mia moglie. Le ho detto, so molto bene che quello che ti farò vedere adesso non ti piacerà. Ma ti piacerà ancora di meno il fatto che con queste foto vogliono ricattarmi. Lei ha mostrato a sua moglie queste fotografie, signor Reuter? Sì, le ha anche guardate a lungo, più di quanto potessi aspettarmi. Poi ha detto... Ora so come passi le tue serate. E ha aggiunto, se hai intenzione di pagare, da a me quei soldi. Io glieli ho dati. Esattamente la somma che i ricattatori volevano da me. E così abbiamo risolto la questione. Ancora voi? Cara, mi hanno fatto vedere quelle fotografie, quelle che tu già conosci. Ho detto all'ispettore Derrick che noi non ci siamo fatti ricattare. Ora io vorrei che tu lo confermassi. Sì, lo confermo, ispettore. Per quale motivo ci fate rivedere quelle foto? Non abbiamo ancora scoperto l'assassino. Voi lo cercate là dove ci sono forti reazioni emotive, non è così? Ha perfettamente ragione. Allora ha sbagliato indirizzo. Siamo gente ragionevole. Non perdiamo la calma e certamente non per una cosa del genere. Posso avere le foto? Certo. Avete un apparecchio per poter ascoltare un'audiocassetta? Certo. Vuole che l'ascoltiamo? Ma per quale ragione? Credo che troverete molto interessante quello che stiamo per ascoltare. Vuole aiutare la signora Kraus ad inserire la cassetta? Certo. Confesso che mi ha incuriosito. Venga, prego. Permette? Ma che cos'è? Un brano musicale? No, no, non è un brano musicale. Sarà una sorpresa per lei. Una sorpresa? Lei vuol tenermi sulla corda. Prema qui, signore. Non ci riesco. No. No. La prego, no. Mi lasci andare. Ma chi è? La prego, non lo faccio. Chi è che urla? Mi vuole uccidere. Basta, basta, non voglio sentire. La supplico, vada via. Ma di chi è questa voce? Questa è la voce di mia figlia Lizzie nel momento in cui stavano per ucciderla. No, non è possibile. Non può essere lei. La prego, non lo faccio. Perché mi vuole uccidere? Erta, perché hai detto questo? La supplico, me lo vuoi spiegare? La supplico, vuole dirmelo lei? No. No! Qualcuno mi dica come... Come hanno fatto a registrare la voce, come? Allora mi hai mentito. Mi avevi detto che nel bosco eravate sole. Non c'era nessuno lì, mi devi credere.
Ma chi le ha dato il nastro? Come ha fatto ad averlo? Un ornitologo quel giorno. Stava registrando il canto degli uccelli con un microfono sensibile e per caso ha inciso insieme a quel canto le grida di Elizabeth. Mia moglie venne da me e mi disse: ho sparato a quella ragazza, quella con cui tu mi hai tradito. Io le risposi: speriamo che nessuno riesca a scoprirlo. Chi avrebbe mai potuto immaginare che un ornitologo